quindi bentornati in questo nuovissimo video. Oggi vi voglio parlare delle 5 serie TV che non ho intenzione di vedere. Questo non vuol dire che non le vedrò mai, ma al momento non le voglio vedere. Se voi avete visto almeno una di queste 5 serie TV, vorrei che mi scriveste nei commenti dei motivi per cui iniziare a guardarla. O guardarle se ne avete vista più di una. Vi spiegherò i motivi per cui non voglio guardarle, ma sono mie opinioni personali, quindi se voi le avete viste e le avete amate, ben venga, scrivetemi perché e magari darò un'opportunità a queste serie in futuro, ma per il momento no, grazie. Ho rubato questo video a Alessia di Books Loves Army. Io vi linko il suo canale e anche i suoi video dove parla delle serie TV famose che lei non vedrà mai. Lei è una persona meravigliosa, quindi dovete sicuramente andare a iscrivervi al suo canale, dovete assolutamente guardare i suoi video, recuperateli tutti perché merita questo, Alessia carissima. Iniziamo. La prima è sicuramente Shadow Hunters. Io ho letto i libri, l'ho adorati, però a 15 anni, ecco. Li ho adorati tantissimo, mi sono piaciuti da morire, ma ecco, ripeto, ero adolescente, adesso ho 20 anni, sono passati 4 anni, 3-4 anni dall'ultima volta che ho letto i libri di Shadowhunters e al momento, diciamo, ho un po' perso interesse. Ho visto anche il film ovviamente mi è piaciuto tantissimo, nonostante le critiche continuo a fargli perché... Sì, per chi ha visto il film Shadowhunters dopo aver letto i libri mi capisce, ma questo vale per tutti i film tratti dai libri fatti male, posso dire, perché non è che oggettivamente sia fatto male, però ci sono molte incongruenze. La serie TV no, perché mi hanno parlato veramente male, tutti dicono che non c'entra una beata... non c'entra niente con i libri, è fatta male, quindi io mi fido di queste critiche perché sì, ho visto dei trailer, non mi sembrano belli, cioè già col trailer mi sono girate le scatoline, anche se mia cugina Sofia, che avete già visto in altri video, ve li linko tutti ovviamente, se vi interessa recuperare. Lei mi dice che è bella, però lei non ha mai letto il libro, per quello dice che è bella. È anche la sua serie TV preferita, perché è inconsapevole della vera storia di Shadowhunters. Le ho consigliato di vedere il film, perché giustamente il film, rispetto alla serie TV, penso sia molto più fedele ai libri, e lei non è piaciuto il film, perché è troppo diverso dalla serie TV. La seconda è Teen Wolf. Allora, non so esattamente il vero motivo, però... non lo so, mi sembra che l'abbiano vista tutti, quindi praticamente no, cioè non so se fidarmi delle buone cose che dicono di Teen Wolf, non so se fidarmi perché sì, all'inizio poi lo so di più e non mi piace, cioè mi sembra di aver sprecato tempo, ecco, diciamo così, perché mi succede, mi sta succedendo con The Walking Dead. E non vorrei fare la stessa fine, ecco, anche se Teen Wolf mi pare sia finita, proprio conclusa, però diciamo che con The Walking Dead sto passando, diciamo, un periodo della serie what the fuck, perché dopo 9 stagioni sto ancora guardando questa serie TV. Non mi piace lasciare le serie TV a metà, quindi la sto continuando proprio per inerzia, però è ora di finirla proprio. Quindi Teen Wolf mi sembra la stessa cosa, però magari è solo un pregiudizio che ho verso queste serie TV, magari gli do una chance. La terza è Pretty Little Liars. Allora, tutti dicono che è bellissima e altri dicono che è trashata. Allora, io di chi mi dovrei fidare? Cioè, io mi fido più di chi dice che è un trash, cioè a me sembra trash. Poi ovviamente anche questo è il mio pregiudizio perché non ho mai visto Pretty Little Liars. Però dai
dei libri, delle copertine dei libri, per chi l'ho visto in libreria mi sembra molto trash. Magari mi sbaglio, ecco, chi ha visto Pretty Little Liars e pensa che non sia trash, mi spieghi il motivo perché non dovrebbe essere trash, perché dovrebbe essere bellissimo, perché molte persone dicono è bellissimo di qua, bellissimo di là, però non lo so, cioè è veramente bellissimo oppure è trash. Quindi, e poi non so, cioè, non ho mai visto trailer, ho visto solo qualcosa così in televisione, proprio più 2 minuti e non so dare giudizi su Pretty Little Liars. La quarta è The Vampire Diaries, stessa cosa, io non so se fidarmi dei giudizi delle persone. Anche se in realtà The Vampire Diaries mi sembra meno trash, non mi sembra trash come serie TV, però non lo so, cioè stessa cosa di Teen Wolf, la gente dice che è bellissimo, cioè io leggo molti commenti positivi su The Vampire Diaries, però può succedere che a me magari non piace e l'abbandono e ripeto per l'ennesima volta non mi piace la serie metà, quindi poi sarò costretta a finirla. La quinta invece è 13 Reasons Why, che non mi piace per niente. Ho visto il trailer e ho visto anche la prima puntata, non mi piace per niente, cioè no, e non ho intenzione di continuarla, no, per me c'è una croce sopra, anche se anche questa è una delle serie TV preferite di mia cugina, ma preferite di mia cugina, guarda, che fanno schifo, cioè che proprio non mi piacciono, non mi piace, no. Poi ho sentito molte persone dire che questi 13 motivi non sono validi per un suicidio, cioè non sono dei motivi validi per suicidarsi, quindi su questo già no, cioè secondo me è una serie TV che può insegnare tantissimo, che magari denuncia il suicidio, non lo so, basandomi su una prima puntata credo di aver capito questo, però no, dopo aver sentito dire che ci sono dei 13 motivi non validi per un suicidio, ho detto vabbè, lasciamo perdere perché no. Cioè. Comunque, questo video finisce qua. Ripeto per l'ennesima volta, io vorrei sentire dei vostri pareri su queste 5 serie TV. Fatemi sapere perché dovrei guardarle, perché dare una chance a queste serie TV. Spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!